Fiera del Libro di Napoli, la tre giorni, siamo al secondo giorno, molta partecipazione da parte dei napoletani, nonostante la bellissima giornata, e siamo con Maria Strianese che ha scritto il libro edito da Homo Scrivens, Facciamo la finita, la fine del mondo in 11 risate più uno. Io prima, perché abbiamo provato a fare una diretta, ma purtroppo la linea qui non ci è stata amica, ti ho chiesto quel più uno che cosa rappresentasse, te lo richiedo. Allora, questo è un libro abbastanza umoristico. Si tratta di 11 versioni di Apocalisse, quindi abbiamo la possibilità di scegliere come vogliamo far finire il mondo. Tutte abbastanza improbabili e strampalate, da un'invasione di pulci extraterrestri a un diluvio che scaturisce dai rubinetti di casa. Però, ecco, dopo questa carrellata di 11 possibilità, di 11 finali, c'è questa chicca di spiegare un po' perché stiamo andando a finire così male, dicendo come tutto è iniziato, un'ipotesi ancora più strampalata e improbabile di genesi, di creazione del nostro mondo. Ti chiedo, come ti è venuta in mente questa storia, che è molto attuale, cioè un interrogativo che secondo me riguarda molti di noi, però scriverci un libro e individuare 11 possibili situazioni, da dove arriva questa idea? Beh, insomma, è un'idea vecchia, ma sempre attuale, perché questo libro avrei voluto scriverlo nel 2000, quando la fine del mondo era giustamente attesa, però non ho avuto il tempo di farlo. E poi è arrivato il 2012, non so se ve lo ricordate tutti, in cui pure ci doveva essere la fine del mondo, e neanche allora ci sono riuscita. Ecco, poi, un paio di anni fa, ho avuto anch'io, come tutti, il Covid. Sono rimasta chiusa in casa per 15 giorni, sentendomi bene, detto o lo scrivo ora o mai più, e quindi ho buttato giù un po' di getto alla bozza di questi 11 racconti, che poi ovviamente dopo ho rivisto con molta attenzione e ho visto ancora più divertenti, stuzzicanti e anche un po' graffianti. Oltre all'aspetto ludico della lettura, da quello che mi pare di cogliere, mi sembra di immaginare, o meglio di pensare, che ci sia anche un messaggio che tu vuoi, hai voluto trasmettere. Qual è questo messaggio? Hai pensato bene, perché questo un po' può sembrare solo un gioco, però tra le righe di questi strampalati racconti c'è anche, ecco, un'occasione, uno spunto per riflettere un po' sulla nostra condizione umana, ecco, sui nostri vizi, sulle nostre manie, ecco, su come anche ci roviniamo un po' la vita, la roviniamo a noi stessi e la roviniamo al mondo. Quindi c'è anche un modo di riflettere, c'è qualche risata un po' amara, c'è tanta ironia, ma questo non toglie al libro la possibilità di essere letto anche in maniera leggera, però ogni tanto ci si può fermare anche un po' a riflettere del perché stiamo facendo tutti questa fine. Mi hai stuzzicato una domanda. Hai parlato di ironia. L'ironia è un elemento fondamentale, secondo me, nella nostra vita. Se non altro, anche se non siamo ironici, avere la possibilità di leggere qualcosa di ironico o avere un amico, qualcuno che ha questa qualità, questo dono, secondo me è molto utile. Però io so che tu hai scritto anche, scrivi anche libri per bambini, e ti chiedo, la psicologia ci dice che l'ironia è qualcosa che poco si addice ai bambini. Come riesci a sedare questa tua predisposizione, se la sedi, quando scrivi rivolgendoti a quel pubblico? Oppure non lo fai e pensi che invece anche l'ironia possa essere nel modo opportuno declinata anche per i bambini? No, effettivamente usare l'ironia per i bambini non è indicato. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, non riescono a coglierla, hanno quella loro straordinaria purezza, per cui tutto è così com'è, tutto è vero.
Però forse per questo poi ogni tanto sento il bisogno di scrivere anche altro per adulti, per sfogarmi un po', anche se effettivamente con quelli che ho scritto per ragazzini un po' più grandi, come per esempio Il domatore di libri, no? Che per un'età di sui 12 anni, ecco, proprio ironia no, però un po' di umorismo ce lo metto, insomma, tipo ecco, far distruggere dei libri lavandoli in lavatrice. E devo dire che i bambini apprezzano molto, apprezzano un po' tutte le emozioni e quindi poi nel complesso ci divertiamo insieme, ecco, io a scrivere, loro a leggere, e devo dire che anche i bambini che non amano leggere mi dicono quando li incontro nelle scuole che però il mio libro lo hanno letto con piacere. Torniamo, ultima domanda, facciamola finita, la fine del mondo. Quanto è stato terapeutico per te scriverlo? Scrivere queste 5-11 possibilità? Ti è servito? Ti ha dato... non dico ti sei divertita, ma quanto ti ha aiutato? Per la scrittura in alcuni casi è terapeutica. Ma guarda, mentre scrivo io non penso a perché sto scrivendo. L'ho fatto in questo caso anche molto di getto, come avevo detto, però adesso che mi ci fai riflettere devo dire che è stato utile, è stato terapeutico, perché pensare che in fondo ce l'abbiamo una possibilità di scelta, non è finita. E quindi possiamo anche, sia personalmente, sia come società, dare un po' una sterzata a quello che stiamo facendo, se vediamo che stiamo andando in una direzione sbagliata. Come dico ai bambini, non dobbiamo per forza continuare a fare le cose così come le stiamo facendo se non ci vanno bene. Possiamo trovare una via laterale. Esatto, possiamo essere creativi nella vita, no? Come io sono stata creativa scrivendo, anche nella vita è utile usare la creatività per cercare strade alternative, possibilità alternative, sia finali alternativi che inizi alternativi. Grazie, Maria Stranese, facciamo la finita, la fine del mondo in 11 salate più 1. Correte a comprarlo prima che sia troppo tardi.